tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale. Come state? Oggi ho per voi una nuovissima recensione. Il libro in questione è un libro che sicuramente avete visto ovunque, che è uscito proprio a marzo, se non sbaglio il 7 o l'8 di marzo. Questo libro mi è stato inviato gentilmente dalla casa editrice, che ringrazio immensamente, e sicuramente avrete già capito di che libro sto parlando, perché ne hanno parlato praticamente tutti i booktuber, tutti i bookstagrammer, anche italiani, perché finalmente infatti è uscito in Italia Eliza and Her Monster di Francesca Zappia, con il titolo di Ti ho trovato tra le stelle. Titolo che comunque è azzeccato per la storia. Ringrazio appunto la Giunti Editore per avermi inviato questo piccolo gioiellino. Il prezzo è di 12 euro, è in copertina flessibile con le bandelle, è molto morbida, comunque un'edizione fatta veramente molto bene, e all'interno troviamo anche dei disegni. La storia infatti narra di Eliza Mirk, una ragazza che frequenta l'ultimo anno del liceo, che però non ha amici nella vita reale, anzi quando è a scuola tende più che altro a scomparire, porta dei jeans larghi, una felpa larga con il cappuccio, cerca di non farsi mai notare, è leggermente bullizzata dai compagni, anche se cerca di non darci molto peso, anche perché una volta erano suoi amici, ma lei si è talmente chiusa dentro di sé che non riesce ad avere appunto amici a scuola, ma bensì solamente online. Difatti la vita di Eliza è divisa tra affrontare i mostri a scuola e cercare di arrivare a fine giornata ascoltando le lezioni e portando a casa dei miseri voti per concludere l'anno, e dopodiché invece quando arriva a casa si trasforma in Lady Constellation, ovvero l'autrice più famosa del momento, del webcomic più famoso del momento, ovvero Mare di Mostri, che conta milioni, migliaia di fan e anche grossa entrata per Eliza, di cui però i genitori sono all'oscuro, cioè i genitori sanno, e anche i suoi due fratelli, che Eliza è l'autrice di Mare di Mostri, ma i suoi genitori appunto pensano che sia solamente un hobby. Tra l'altro Eliza è anche molto diversa dai suoi genitori e dai suoi fratelli, perché loro sono sportivi, fanno a correre, fanno un sacco di scarpinate, sport, yoga, mentre lei appunto si diletta nel disegnare sempre, comunque, ed è anche molto molto puntuale e non vuole assolutamente deludere i suoi fan. Difatti per lei la cosa più importante è Mare di Mostri, è il suo mondo, non fa altro che disegnare le tavole, immergersi nel mondo appunto dei fumetti, e parla soprattutto anche con due suoi amici che appunto non sono reali, ma li sente solamente tramite chat, che sono i due principali admin del forum, perché difatti Mare di Mostri è all'interno di un forum, e Eliza appunto, nonostante sia la prima amministratrice, l'autrice di Mare di Mostri, non legge mai i commenti perché sa che possono fare del male. Un giorno però tutto questo cambia, perché nessuno di fatti sa che di Constellation è Eliza. Un giorno però appunto tutto questo cambia, perché l'anonimato di Eliza verrà messo un po' in pericolo, perché a scuola arriva un nuovo ragazzo, un nuovo studente di nome Wallace, un ragazzo molto alto, corpulento, dal corpo da giocatore di football, che però tace praticamente, è muto, non si apre, e la professoressa di coordinamento intercetterà Eliza, gli dirà di fargli vedere la scuola, comunque di spiegargli le lezioni, ma Eliza appunto non parla, vede che anche lui non parla, quindi è abbastanza felice. Un giorno però Wallace sta venendo diciamo attaccato da due ragazzi che hanno trovato delle cose che lui ha scritto e lo stanno disturbando. Eliza quindi prende le sue difese e gli dice di lasciarlo in pace, e in questo mentre praticamente la sua cartellina con tutti i disegni viene lanciata da un ragazzo all'altro che stava disturbando Wallace, e cade appunto, cadono dei fogli, dei bozzetti di Mare di Mostri, ma fortunatamente non le tavole principali. Il ragazzo quindi si accorge che Eliza disegna questi personaggi e inizia la loro amicizia, la loro conversazione anche tramite foglietti, perché bigliettini, perché lui infatti scrive, non riesce ad aprirsi subito con le persone, anzi è molto introverso come lei, diciamo, da un certo punto di vista.
E praticamente si verrà a sapere che poi lui è l'autore di fanfiction, e tra l'altro poi si verrà a sapere che lui sarà proprio quello più famoso nel forum. Due ragazzi ovviamente faranno amicizia, Wallace farà conoscere Delilah anche altre persone che partecipano al forum e che sono amanti di Mare di Mostri, ma lei non rivelerà mai la sua vera identità, fino ad un certo punto che però non sarà lei a rivelarlo. Ma succederà una cosa di cui non posso assolutamente parlarvi, altrimenti vi farei uno spoiler gigante, perché voi dovete leggere questo libro. L'anonimato di Eliza, come vi ho detto, verrà messo un po' a repentaglio, diciamo, oltre dalla cosa che succederà da quando, insomma, verrà proprio rivelata la sua identità prima, perché Eliza è puntualissima, ogni settimana pubblica le sue tavole, ora non ricordo quante, mi sembra 4, con i disegni perfetti, ma da quando conoscerà Wallace inizierà un pochino meno a stare dietro ai disegni, perché ovviamente sarà più coinvolta, diciamo, dalla vita reale e da questo ragazzo. La storia tra i due è veramente molto dolce e ci sono anche dei temi più profondi, ovviamente, oltre a quello di un amore adolescenziale che può essere. Quindi ora passiamo a perché questo libro mi è piaciuto così tanto. Inizialmente, appena l'ho letto, ovviamente a parte il fatto che ci siano i disegni appunto del webcomic di Eliza, che sono stati fatti dall'autrice, da quello che ho capito, perché l'autrice, tra l'altro giovanissima, ha 24 anni, quindi tipo 2 anni più di me, e quando scrive disegna anche i suoi personaggi, è stata la dedizione proprio del personaggio di Eliza verso il suo progetto, verso i suoi disegni, quanto lei ci metta amore, passione, dedizione ai disegni, cosa che io ancora non riesco a fare, perché se mi seguite da tempo, se mi conoscete, sapete che io studio illustrazione, ovvero praticamente disegno, e la cosa che però non riesco a fare è mettermi, come magari Eliza, a perdere la cognizione del tempo e disegnare, disegnare, disegnare. È una cosa per me veramente impossibile, perché a un certo punto sappiate che anche disegnare è abbastanza stancante mentalmente quando si prova produrre, e infatti Eliza a un certo punto verrà talmente tanto coinvolta da questo progetto che sarà nervosa, sapete, quando qualcuno vi parla e voi scattate immediatamente, e perfino si dimenticherà che è Natale, e quindi è proprio una cosa per me inconcepibile, mentre lei talmente assorta nel suo lavoro, assorbita anzi da quello che è il suo lavoro, perché lei non vuole deludere i suoi fan, perché comunque per lei è diventato anche veramente un lavoro dal momento che le dà un'entrata e si può pagare l'università, è veramente, cioè, inizialmente questo punto diciamo mi ha fatto piacere molto la protagonista, perché vuol dire che è un personaggio molto dedito a ciò che fa e ciò che le piace, anche se andando avanti con la storia diciamo che forse questa dedizione è quasi diventata una, come se, un'ossessione, cosa che non deve diventare. Il piacere sì, ma l'ossessione no. Mentre dall'altra parte ovviamente mi è piaciuta tantissimo anche la figura di Wallace. Difficilmente ho trovato nei libri che ho letto un fanboy che scrivesse fanfiction. Solitamente si trova il nerd, l'otaku. Invece questa volta abbiamo un ragazzo, Wallace appunto, che è un autore di fanfiction, e chi di noi non si è messo almeno una volta davanti al computer a scrivere una fanfiction dei propri personaggi preferiti, o comunque a leggere fanfiction perché magari ci siamo appassionati talmente tanto ad una storia che non vogliamo abbandonare i nostri personaggi e quindi andiamo alla ricerca di altre storie create da altre persone. E io ricordo benissimo estati, eoni fa praticamente, che avevo ancora un computer piccolissimo della Vodafone, in cui passavo le mie giornate praticamente sul forum di EFP, che è un sito italiano dove appunto si trovano le fanfiction di praticamente tutto, quindi se volete le troverete qui, cioè troverete il link di questo sito qui sotto, e io passavo le mie intere giornate a scrivere una fanfiction su Inuyasha, perché Inuyasha è uno dei miei manga e fumetti preferiti, quindi anch'io sono stata una fangirl da fanfiction, e ovviamente se avessi letto questo libro all'epoca, figuriamoci, sarei impazzita. Cioè, avendolo letto da un po' più grande, magari l'ho visto anche un pochino diversamente e con un po' più di maturità forse. Ad ogni modo, appunto, il titolo Ti ho trovato fra le stelle, che è comunque
collegato alla trama principale del libro e ci sta ma ancora di più in originale, Eliza and Her Monsters parla anche dell'affrontare i mostri di ogni giorno, perché appunto parla di affrontare i mostri della scuola, ma anche della società, specialmente in internet, che noi sappiamo benissimo che leoni da tastiera esistano. E infatti Eliza ha anche questo pregio inizialmente, all'inizio della nostra storia, ovvero pubblicare ma non leggere mai i commenti. Sa che i commenti possono farla cadere in un baratro, sa che possono distruggerla interiormente, sa che se si mettesse lì sarebbero come le patatine e non riuscirebbe più ad uscirne, però quando la sua identità viene svelata ad un certo punto non ce la fa più ed infatti quasi implode praticamente. Anche per questo difatti ha sempre preferito l'anonimato e non ha mai voluto scoprire le sue carte e far sapere a chi fosse, e anche per questo motivo. Difatti il libro parla anche praticamente dell'ansia, del compiacere gli altri, e questa cosa è sbagliatissima. Il finale, diciamo, inizialmente per me è stato un po' dolce amaro, ma poi l'ho capito e mi è piaciuto molto anche il finale e tutto quello che ne ha conseguito. È stato interessante vedere attraverso le pagine il progetto di Eliza, il fatto che poi quando lei fosse caduta in questo baratro si fosse chiesta e anche avesse chiesto ad un'autrice che però non si fa più sentire, non è più viva, non ha più continuato la sua storia, perché hai questo progetto, perché lo fai, perché lo porti avanti. Non devi portarlo avanti per gli altri, non lo devi concludere solamente perché è la società che te lo chiede, è una cosa tua, è una creatura tua, l'hai inventata tu, non devi dannarti solamente perché ci sono persone al di là di uno schermo che ti costringono quasi a farlo, perché è tuo, sei tu che l'hai creato, quindi è il tuo progetto e sì, puoi farti assorbire, ma non fino al punto che non sia più una cosa che ti diverte, non sia più una cosa che ti dà piacere, ma sia una cosa anzi che ti fa star male, che non sai come concludere, quindi ti ritrovi persa perché vuoi dare, cioè, quello che gli altri vogliono. Questa cosa è semplicemente tua. È un po' come noi youtuber, ovviamente, magari quelli più grandi, che ci sono persone che pressano perché magari non è uscito un video, che si chiedono perché non l'hai fatto uscire, ma il video di oggi, perché ovviamente chi sta di qua, o meglio chi sta di là dello schermo, non si sofferma molto sul lavoro che c'è dietro. Anche qui nel caso di Eliza tutti quanti chiedono, ad esempio quando lei pubblica un po' meno solo una pagina, perché alcuni dicono bello eccetera, ti seguono, e altri invece sono veramente cattivi, perfidi, quindi anche questo il messaggio è anche non fatevi assorbire troppo dalle cose che vi piacciono e non fatele per gli altri, fatele per voi stessi. È stata una lettura veramente bellissima, anche un po' intensa, perché devo ammettere di essermi commossa ad un certo punto. I personaggi mi sono piaciuti veramente tutti quanti, anche il fatto che ci siano queste tavole che richiamano la graphic novel, il webcomic appunto di Mare di Mostri, i personaggi, alcuni pezzettini, insomma, anche quando parlano tra Wallace ed Eliza delle vicende che ci sono appunto all'interno di questo webcomic, diciamo che ci fa assaporare la storia a 360 gradi. Ma la cosa più importante non è il fatto del fumetto eccetera, ma è tutto quello che questo libro trasmette. Uno young adult veramente carino, che se avete un progetto qualsiasi a cui tenete molto, secondo me, e in cui vi state buttando, è il libro che fa per voi, ma non solo. Anche per qualsiasi fangirl e fanboy, secondo me questo libro è veramente valido. Ovviamente, come avrete capito, mi è piaciuto veramente tantissimo. Ringrazio ancora immensamente la casa editrice per avermi dato la possibilità di aver letto questo libro, che io ero intenzionata a comprare comunque, e anche se non mi fosse stato, insomma, mandato dalla casa, l'avrei comprato o in italiano o in inglese, non mi interessa, perché era un libro che volevo tantissimo leggere, l'ho amato e non posso fare altro che consigliarvelo immensamente, perché veramente ne vale la pena. È uno young adult un po' diverso dagli altri. Io avevo iniziato Fangirl ma non l'ho finito, quindi non posso mettervelo al confronto, e difatti dopo aver letto questo voglio finire Fangirl e continuarlo, insomma.
e quindi non posso fare altro che consigliarvelo vivamente a tutti. Ovviamente qui sotto nell'info box troverete il link ad Amazon per acquistarlo, e voglio sapere assolutamente se avete letto questo libro, se vi è piaciuto, che cosa vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, che cosa non vi è piaciuto, e niente, fatemi sapere anche se magari voi scrivevate fanfiction e soprattutto su che cosa le scrivevate, se le scrivete ancora e se magari siete registrati al sito di FP e ancora voi siete in quel mondo bellissimo delle fanfiction. Io devo ammettere che è tanto che non leggo, non mi metto a scrivere fanfiction, non so come mai, ma è una cosa che ho un po' abbandonata. Sarà stata l'età? Non ne ho idea. Il video finisce qui, io spero vivamente che questa recensione vi sia piaciuta, ora spero che la macchinetta stia continuando a registrare. Vi ringrazio appunto immensamente per aver visto questo video, se vi va commentate qui sotto, ricordatevi di lasciare un pollicino in su se questo video vi è piaciuto, perché così io saprò insomma che apprezzate quello che faccio, e sarà come un piccolo abbraccio. Ricordatevi anche di iscrivervi qui sotto al canale, così sarete sempre insomma sintonizzati e vedrete ogni volta le novità uscire, e ricordatevi anche di seguirmi su tutti gli altri miei social che trovate sempre qui sotto in descrizione o nell'info box, insomma come dir si voglia, e noi ci vediamo al prossimo video. Io vi mando un bacione, un abbraccio virtuale fortissimo, e niente, buona giornata a tutti, grazie per aver guardato questo video, ciao!